Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Brutal e oggi signori siamo su Rainbow Six Siege per continuare la nostra road to tutti gli operatori. Ragazzi, prima di cominciare il video saluto Marco e Seba che sono due giocatori che ho trovato online mentre stavo accumulando un po' di punti per portarvi questa puntata appunto, e devo ringraziarli anche per avermi aiutato a prendere qualche punto in più. Ragazzi, andiamo subito su operatori, cominciamo la puntata di oggi senza perdere tempo. Andiamo su sblocca nuovo operatore e ragazzi, io oggi vorrei provare a sbloccare Sledge e Mute. Andiamo a vedere un po' quelli che ci mancano. Sì ragazzi, io direi che sblocchiamo questi due qua. Qua ne ho sbloccati veramente pochi, però vabbè raga, oggi ci andiamo a completare la squadra SAS. Ok, andiamo a sbloccare lui con 1500 sti gran cazzi. Ok, godiamoci il video raga. Mamma mia. Ora tira una martellata. Bam! Bam! Santo Dio, la violenza. Perfetto, raga. Ci siamo intesi. Alla grande. Ok, Sledge sbloccato. Andiamo ad equipaggiarlo rapidly. Abbiamo un po'... Ok. Ok, abbiamo sia pompa che... mitragliettina piccola come arma secondaria, quindi ci sta raga, ci sta. Allora andiamo a sbloccare lui e qua noi siamo a posto. Andiamo su la mitragliona, ci mettiamo sempre il nostro mirino che sono tanto comodo raga. Uno canna, questa è un'arma per farmacello raga, quindi non vado a mettere il silenziatore raga, essendo un'arma per far bordello. Andiamo sull'impugnatura, questa non può mancare assolutamente mai. E qua siamo a posto. Armi secondarie ragazzi, abbiamo questa qui, l'SMG, eccola qua, equipaggiamo di tutto punto. Ok, perso un attimo l'indicatore. Ah, che spettacolo che è questo coso. Lo so che non ha un cazzo di danno raga, però ci sta troppo, troppo bella. Ok, impugnatura come sempre, che riduce un sacco il rinculo. E noi qua stiamo a posto. Andiamo a mettere anche il mirino sulla pistola. No, non c'è il mirino ma c'è questo. Ok, riduce... questa raga è a colpo singolo, glielo picchio. Glielo picchio su, vai. Ok, così la pistola è molto molto più ferma. Tra l'altro raga, voglio anche andare un attimino su Montagne, che è il personaggio con lo scudo, e mettere sulla pistola che utilizzo il mirino laser raga, perché in questa maniera qua io senza mirare posso vedere dove spara la pistola. Questo è un consiglio che mi avete dato voi nei commenti, quindi grazie mille ragazzi che mi avete suggerito questa cosa. Andiamo anche a sbloccare ragazzi Mute e minchia 2000 raga, santo Dio. Ok, mamma mia. Aia. Perfetto. Spettacolari ragazzi, i video qui sono spettacolari. Ragazzi, questa si può, possiamo considerarla la seconda puntata per sbloccare tutti gli operatori con maschere antigas. Infatti abbiamo completato la squadra che indossa le maschere. Andiamo subito a equipaggiare le armi un po' rapidly. Ok, allora lui... gli mettiamo sempre il nostro silenziator, rega, che mi trovo bene con i silenziatori. Sotto canna assolutamente abbiamo detto di no. Pistolino assolutamente sì. Ok. La pistola, rega, è a colpo singolo, quindi gli devo mettere questo, che riduce il rinculo. E andiamo anche su questo. Ok, gli mettiamo sempre il nostro mirino. E noi ragazzi abbiamo sbloccato due nuovi personaggi da andare a provare nella puntata di oggi. Quindi raga, non perdiamo assolutamente tempo e andiamo subito a cercarci una partita. Trovate la posizione del contatto. Ok raga, siamo in una nuova partita. Subito al primo colpo, quindi grande mezzo. Sono riuscito a prendere Sledge. Non ho assolutamente idea. Oddio, qui c'è già subito uno. Non ho assolutamente idea, raga, di come si usi il martello. Ok, allora qui c'è uno.
Merda, raga. Allora. Contenitore di biorischio trovato. Ok. Abbiamo trovato il contenitore. Volevo saltare giù, ma non ce l'ho fatta. Salta giù. Bam. Così volevo fare, raga. Ok. Ancora 10 secondi. Qui c'è una recluta che sta ferma immobile. Noi ci picchiamo qua. Grande Inserimento tra 5 secondi. mezzo, raga. Guardate che bel posticino. Contenitore di biorischio Ok. individuato. Allora, Transferisci. raga, stiamo attenti allo spawn key assolutamente. Raga, devo mutare un pirla, che se no, ciaone. Allora, non so come si usa il martello. Se si usa con... Sì, si usa così. Pam! Ok, allora, suppongo che non si possa usare per entrare... per uccidere qualcuno, raga. Non si può usare per uccidere, mi sa, il martello. Però... sarebbe una figata. Allora. Ecco perché mi sono messo qui, raga. Avete visto? Sapevo io. Ok, non era morto, però comunque l'abbiamo buttato giù. Ci sta, ci sta. Ottimo, lo sapevo che cercavano di farci il giro. Ok, mi sa che l'abbiamo già messo in sicurezza, raga. Grande mezzo, primo round vinto per noi. Valore ottenuto. Ottimo. Ci siamo comportati davvero bene, abbiamo parato molto bene il culo alla nostra squadra. Ok, suppongo comunque che il martello non si possa usare per killare la gente, raga. Peccato perché trovare uno di spalle e ucciderlo con una martellata sarebbe una figata della Madonna. Poi magari si può fare, raga, e non lo so io, ovviamente. Fatemelo sapere nei commenti. Allora, qui andiamo a vedere un po' che dotazione abbiamo. Provo questo, provo l'MP5K. Ok. Leggere il Ok, contenitore raga, di abbiamo un biorischio. mute. Muoviamoci e mettiamo subito questi. Che. Dai, veloce, 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 mettilo, veloce, veloce, veloce. Ok. Mettiamo uno qua. Che dovrebbe fermarli al volo. Ne mettiamo anche uno qua. Dai, veloce. Ok. Così, raga. Jammer lì. E qua in teoria i droni non possono arrivare. Qua hanno già aperto, non so come mai. Un altro lo mettiamo qua, magari, raga, Contenitore di così. biorischio. Rimangono 10 secondi. Spara tua sorella, però, zio Khan. Ok. Ok, raga. Ne Proteggete il abbiamo ancora contenitore. uno addirittura. Tutti Sono veramente tantissimi. Ragazzi, io farei che uno lo metto anche qua. Ok. Perfetto così, raga. Andiamo in difesa. Qua ci sono veramente tantissime finestre, c'è da stare molto molto attenti. Ok, l'arma mi sembra molto molto bella, raga. Sono sincero. Un po' tipo come quella di Doc, visto che è un MP5. Ah, tra l'altro io non ho messo i rinforzi alle pareti, raga, non c'ho... Oh, occhio, 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 eccolo là. Ok, raga, stiamo attenti. Che c'è quel cazzo di fuse. Eccole. Mamma mia. Pezzaccio. Mi devo togliere da qua. Ok, raga, in teoria fuse lì ha già sparato, quindi non dovrebbe essere un problema. Oh. Attenzione, raga. Ok, facciamo attenzione. Ok, così, raga, così ci sta. Così ci sta, raga. Ok, speriamo che Fuse non abbia più così assurdi. Qua, cazzo, è tutto rotto. Oh, Contenitore di bitch! biorischio trovato. Grandi rega, grande squadra, veramente. Grande squadra. Ottima squadra, veramente. Perfetto così, rega, veramente perfetto. Uff, cerchiamo di riprendere Sledge ora. E vediamo un po' cosa riusciamo a creare. Contenitore di Ok, biorischio. ragazzi, sono riuscito a riprendere Sledge e gli ho cambiato l'arma. Abbiamo il fucile a pompa, che forse non sarà la mappa più adatta, rega.
Però almeno in questo modo lo possiamo provare insieme per la prima volta, visto che i personaggi, raga, li ho sbloccati proprio ora qui con voi. Allora, se non mi incastro, santa madonna. Ok, raga, cerchiamo sto cazzo di contenitore o quello che è, che non mi ricordo già più. Eccoli qua, pezzacci. Sì, eccolo qua. Oh, allora. Contenitore di biorischio localizzato. Mem-mem. Vediamo un po'. Se... No, me l'ha stampato, raga. Me l'ha stampato. Ah, aiuto. Vabbè, pazienza. Ci siamo, raga, si parte. Speriamo che non facciano una spawn kill della Madonna. Sembra di no. Io, ragazzi, entro con moltissima, moltissima cattiveria da qua. Bam. Oddio. Merda, raga. Non mi sarei aspettato una cosa del genere. Non me lo sarei aspettato, raga. Tra l'altro ho sparato totalmente a caso, quanto pare. Ha avuto proprio fortuna. Ha avuto proprio fortuna, raga. Non ha nemmeno visto i piedi sotto la porta, quindi ha avuto proprio culo. Ok, come vedete, quando si usa lo scudo hanno messo anche loro, infatti, il mirino, in modo da sapere bene o male dove si spara. Guardate come si vede abbastanza bene. Cioè, poi ovviamente è preciso come la diarrea, però meglio che niente, raga, ci sta. Ok, stai attento, bro, che c'è il raggio laser rosso, spero che l'hai visto. Così, dimmi che ha visto il raggio laser, ti prego. Dai, l'hai visto per forza, dai, non farmi ste cose, eh. Oh, mamma, grande. Mamma, che pro, raga, che è sto tipo, grandissimo. Ok, ha tolto il raggio laser, raga. E noi ce ne andiamo a prendere il contenitore di biorischio, tanta roba. Oh, 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 vai, 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 fatti anche l'ultimo, fatti anche l'ultimo, dai che sei pro. Mamma, raga. Fantastica partita, veramente spettacolare. Veramente spettacolare, raga. Fantastico. Signori, anche per oggi ci siamo sbloccati i nostri due nuovi operatori. Naturalmente dovrò imparare ad utilizzarli. Mi spiace per il secondo round con Sledge, che volevo farvi vedere per la prima volta l'uso del fucile a pompa, ma purtroppo, raga, mi hanno preso così alla sprovvista e sono morto immediata subito. Signori, io spero che questo nuovo incredibile video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, pollice in su, commentate e condividete. Io vi saluto, vi ringrazio tanto, come sempre. Se non siete iscritti al canale, ragazzi, iscrivetevi. Qui dal vostro caro Brutal e Rainbow Six è tutto. Bella raga!